Sta solo Lore, dai, eh? Oh. Aiuta Lore, vai Lore solo, uno contro uno. Sei aperto. Occhio, dietro, le spalle. Palla, no, solo palla. Bravo, Gio. No! Troia. Velocizza, allò! Ce l'ha anche via semplice. Fatti Gio, bravo! Bravo arbitro! Rifiata! È una partita allora? È il decimo! Finisci l'azione! Esci Pippo! Rischioso? C'è nessuno dietro? Vieni in scala, punta! Capito, ma... È buona, ce la fa. Bravo Matti. Matti, mi raccomando, aggressivo, eh. Bravo Lore, bravo. Bravissimo. 3 contro 2, eh. Bravo. Bene sta palla, Matti. Bene sta palla, però, è il primo. Fatti vedere uno allora, scarica e va via lì. Appoggio. Carica. Bravo Leo. Bravo qua anche nel posizionamento che quando... Allunga Pippo.
Bravo Lore. Arriva. Scende più da quell'altro. C'è nessuno dietro. Da dietro. Ora. Arriva. Matti di guare. Eccomi. Così. Fallo, arbitro. La palla, dai. Matti, così uno e uno sulla palla, no? Tutti e due sullo stesso. Tanto lo Zacca va a pressare da solo. Tipo, faccia anche te. Faccia anche te da dietro, qui. Eccomi! Dai, 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 dai. Dai, Matti, dai, Matti. Bomba, che fate? Ah bene! Bravo arbitro! Arbitro, ma la distanza della barriera! Arbitro! Dai Zacca! No! Che sto cacci dentro qui! Non la serve? La spinte, eh! Qualunque voi! Io sono qui, Massi. Bravo, Matti, dai, forza. Esci, oh. No, ma quando l'ho perso te arriva. Non so che attacci. Quella chiede dal libero. Allunga, Nico, allunga. Accidentalmente. No. Quello non l'ho detto nemmeno una volta, ma infatti si sbaglia noi, arrivano. Uguale qua prima. Sono scorretti in un modo. Questo è bravo a fare male. Come? 17 Matti, questo di qua. Vai, Matti! Siamo scemi noi. Ora io ti ho dato una cosa di pediatra. Matti! Matti! No, non è Matti. Occhio, raga, occhio! Bravo, Matti! Non fa buona, è buona. Va bene, ciao. Faccia anche te, sì. Fallo, arbitro. Ciao Paolo. Ormai tieni, seguilo, seguilo. Tipo contro, qui. Preso. No, ci sono non vi muovete, vabbè. Calmi, raga, calmi. Buono, ormai sei via, ce l'ha le spalle. Quarti ora, lungo. Raga, più calmi, sta facendo il cuffalli, ci sono bene. Non lo muovo. Scattarino, non lo muovo. Forse non lo muovo. Sì, non lo muovo. No, andalla dietro, si mette allo più le mani. Sarà veramente i tuoi pali. Bravi, raga, bravo Matti. Ora lo segni. Bravo Paolino, raga, diamo gli aperture, se si perde palla siamo del gatto. Occhio, ragazzi, siamo messi male. Te Zacca, bravissimo. Bravo Zacca, bravo, Zacca, grande. Ma si era messi come a mamma d'agnello. Torna. Bravo. Ci facciamo prendere la foga, raga. Che fai, ragazzi? Cerchiamo i gestini. Bravo. Johnny, vieni alla prossima, poi. Raga, svegli. No, raga, svegli. Subito, Matti. Madonna. Esterno, io lo seguo. Come è nero? Solo, bravo, Zacca, grande. Due. Oh, dietro, non c'è nessuno. Madonna. Solo. Guarda, lì. Ogni tanto dice anche di cose giuste. Ma l'orologio rotto due volte al giorno sembra giusto. Ma due volte al giorno mi dice giusto. Appena ci sta palla, Matti, Detto. Ora attaccalo. Muoviti. Dall'ultimo scatto.
Bravo Paolino. No, si sì, chi è? Marco. Dai, subito ancora. Vai. E qua contro l'uscio, sì. Di qua, Matti, di qua c'è Zacca lì. Bravo, ciao. Sta saltando. Dai, è brutta, eh. Questa sera ti si lega, prossimo anno mezzo piede. La farò. Vamo! Bravo Ale. Forza Coccio, forza! Va occhio, butta allunga! No! Buttalo giù! Anche fallo! Tesoro! No! Fuori aria! Fuori aria! Vai nella barriera! Bravo lì! Da lì lui ci ha piantato le fiamme. Da lì si è messo il basso. Vieni Coccio! Però lì per lì con lo carico! Vieni! Cosa lo carico? Ma ti viene a picchiare fuori? Occhio Ale, di qua! Raga, siamo messi malissimo. Siamo messi malissimo. Cerchiamo di star bene, dai. Bravo, tocca. Segui, lato. Ale. Tieni il 7, seguilo. No, con l'arco di là. Non lo perde. Bravo, Matti, bravo. Vieni, Coccio, vieni ora. Sei solo. Massimo, cambia di qua. Addio. Siamo messi bravi, in bravi. Bravi. Forza. Hai avuto un momento di Dai! Non immagini, proprio questo portiere sicuramente. Dai raga, dai! Punta! Togli questa cazzo di partita, dai! Dai Paolo, c'ho un po' lì! Si è ingolfato! Si era ingolfato come un coso! Madonna! Non ha grintare! Su, fatto bene! E come a trombà, dai! Dai! Io per ultimo, eh! È un bel lancio! Bravo! Tranquillo Massimo! Bravo Lore! Bravo Leo! Bravissimo! È diventato un bel centrale! Bravo! Oh ma sì! Tranquillo! Fa cazzare! Tante volte ti stiri per amor di Dio! Bravo! Ma basta fare la porta! No, però anche la zona, no, anche la zona! Volevo ringraziare prima di tutto tutti i partecipanti, le squadre, volevo farvi i complimenti a tutti e andiamo avanti con la premiazione. Allora, seconda squadra classificata al torneo dilettanti, la squadra Imperium. Pizzeria Ballerini. Filippo Mondani dell'Imperium, sconfitto in questa finale dilettanti del torneo di Bibbio Bravi di calcio a 5. Filippo, ci avete messo l'anima, ma poi alla fine il fatto che voi eravate solo in 5 ha pesato molto sul risultato. Sì, ovviamente eravamo in 5 contati,
si è tenuto bene, siamo riusciti ad andare in vantaggio a un minuto dalla fine, poi purtroppo ai rigori è un'incognita, abbiamo dato tutto e purtroppo è andata così, ci riproveremo il prossimo anno. Terminabile serie di rigori, alla fine secondo te ha vinto la squadra più forte o comunque c'è un po' di rammarico per come è andato? C'è un po' di rammarico perché a un minuto dalla fine si stava vincendo, la partita era sotto controllo, abbiamo dato tutto, però spiace per quello, ecco, mi dispiace per come è andata la fine, su un calcio d'angolo, un mezzo rimpallo e loro hanno trovato il gol e purtroppo è andata così, ecco. Leonardo Pozzegoli dell'Imperium è stato sicuramente migliore in campo in questa finale dilettanti a Bivio Ravi, poi ha sbagliato il rigore decisivo, ma è stato un caso perché insomma sei stato protagonista in questa partita. Sì, purtroppo all'ultimo è andata male, rigore per me è fortuna, o lo fai o no, però è stato un bel torneo, divertente, tutte persone brave e l'importante è quello. Siamo sempre stati bene, non c'è mai stati problemi, ci siamo sempre divertiti. I tuoi avversari in panchina a un certo punto si chiedevano come riuscire a farti gol, alla fine ci sono riusciti proprio negli ultimi secondi, siamo stati tanti rigori, per voi ovviamente ha pesato essere in 5, i cambi sono mancati. Sì, purtroppo no, quello di Paraio no, si gioca in squadra, un conta al singolo, purtroppo si era contati e niente, non si può fare niente, la gente a volte c'è, a volte no. Questi sera e questi si è provato a fare quello che si poteva fare. Cristian Bruciaferri, portiere della pizzeria Ballerini, che alla fine è riuscita a vincere questa finale del trofeo dilettanti di calcio a 5 a Bivio Ravi. Siete riusciti a riprenderla per i capelli questa partita, alla fine è arrivata una vittoria a rigori? Beh sì, ora onestamente il primo tempo ai punti forse meritavamo veramente qualcosa di più. Si è chiuso comunque in svantaggio, loro nonostante fossero un 5 hanno fatto veramente una bella partita, la partita che dovevano fare, ci hanno aspettato e ci hanno punito ogni nostra disattenzione. Fortunatamente ci abbiamo creduto fino alla fine, non abbiamo mollato mai e siamo riusciti a riagguantarla. Poi i rigori sono i rigori e forse anche giusto, diciamo, uno scherzo del destino, la Cabala ha voluto che il rigore decisivo l'ha sbagliato proprio il migliore in campo stasera, portiere di loro, perché veramente ha parato quasi tutto, è stato veramente bravo. Ti abbiamo visto un po' arrabbiato durante la partita per certi gol presi, poi ti sei calmato e... Beh sì, vabbè, io ho un carattere un po' così, forse con l'età mi sarò un po' calmato, però sì, tendo a essere un po', diciamo, istrionico, ecco, quando gioco. Roberto Mastrini, allenatore della pizzeria Ballerini, che alla fine con un po' di difficoltà, ma tutto sommato con merito, conquista questo trofeo dilettanti a Bivio Ravi. Roberto, una vittoria meritata? È stata una partita dura, secondo me abbiamo meritato perché il loro portiere è stato il migliore in campo, però insomma, i ragazzi hanno giocato bene sia i nostri che i loro, abbiamo cercato di sfruttare le debolezze, abbiamo attaccato sempre, però ci siamo anche esposti e ci hanno fatto male in contropiede, l'abbiamo riacciuffata alla fine, però penso sia meritato, poi ai rigori ci vuole anche un po' di fortuna e l'abbiamo avuta. Loro erano in 5 ma più giovani, voi avevate un paio di cambi ma un po' più maturi, alla fine è stata decisiva l'esperienza? Sì, siamo una squadra parecchio esperta, anche troppo esperta forse per questi livelli e questi tornei, però ci difendiamo sempre bene. Sì, loro correvano sicuramente di più, noi ci abbiamo messo un po' di esperienza e anche qualche ragazzo nuovo che, diciamo, Pizzeria Ballerini è una squadra abbastanza storica e per questo torneo abbiamo cambiato un po' di giocatori, quindi c'era anche qualcuno nuovo magari che dovevamo un po' conoscere meglio.